Sulla questione del castello, naturalmente questione di grande attualità, non c'è un cambio di versione, no? È una versione univoca. Noi abbiamo sempre avuto una versione, l'ho sempre ribadito, l'ho sempre detto. Ribadisco ancora una volta che facendo una statistica degli ultimi anni di attività del castello, emerge chiaramente che non c'è nessuno squilibrio tra entrate dovute da biglietteria e altri eventi e i costi di manutenzione del castello, e quindi confermo questa cosa qui. C'era stata una nella corrispondenza che avete letto, si faceva riferimento al costo del personale non indicato non all'ordo, come è giusto che sia, ma al netto delle imposte, quindi capite quale sostanziosa differenza ci sia tra le due cose. Per questo sembrava ci fosse una differenza. La differenza non c'è, ma quello che vorrei dire per sgombrare il campo da queste ipotesi, o comunque per cercare di ulteriormente dare chiarezza a questo tema, che non è che se il castello è gestito in sofferenza, possiamo dirlo, con solo 3-4 soggetti, con dei volontari che probabilmente non dovrebbero fare quello che sono chiamati a fare, non è che può essere utilizzato questo come metro di paragone rispetto diciamo, ai dati numerici e alle statistiche che poi rilevano quando si conclude una trattativa o quando semmai si chiuderà una trattativa. Ma bisogna considerare quello che serve al castello. Se il castello in qualche modo ha un utilizzo di personale in numero largamente inferiore a quello necessario, la valutazione bisogna fare con il numero del personale idoneo per gestire al meglio il castello, che non è il numero di 3-4 persone. Quindi, se si continua a battere su questo tasto, secondo me si va fuori strada, si dà un'informazione sbagliata e non si considera quello che va considerato. Qual è l'investimento che viene fatto dal partner privato nella gestione del castello nei prossimi anni? Qual è? Raddoppia o no? Si triplica o no? Io dico di sì e lo confermo e lo dico con i numeri. Poi, se vogliamo ignorare ancora questo aspetto, liberi di farlo. Quindi non c'è improvvisazione, non c'è niente. Io direi, vi dico anche che forse questa procedura non l'avete approfondita bene, perché io leggo pareri, contributi di varia natura. Bisognerebbe parlare a ragion veduta, bisognerebbe parlare dopo aver letto almeno la norma, dopo aver anche provato a capire come questa norma è stata applicata, norma recente, quindi capisco che ci può essere un imbarazzo, una difficoltà in questo senso. Non è un partenariato ordinario, non è un partenariato ordinario, non è un project financing, è una cosa completamente diversa. È un partenariato speciale, dedicato esclusivamente a beni di interesse culturale. È un partenariato speciale, quindi, che prevede una co-gestione, una co-progettazione. Non c'è l'ente che si spoglia della propria, diciamo, prerogativa di dare indicazioni sulla gestione del sito. E quindi, sostanzialmente, quello che succederà, che forse ancora non è chiaro, cercherò di spiegarlo ancora una volta, è che all'esito di una procedura, quando scadrà il termine che è stato prorogato, come sapete, è stato prolungato, tutte le proposte che verranno, che saranno state presentate, verranno valutate in una maniera non competitiva, ma comparativa. È una cosa molto diversa. Quindi significa questo che alla fine di tutto ci sarà una valutazione sulle varie proposte che arriverà alla individuazione del partner privato proponente, che attenzione, a quel punto dovrà sottoscrivere con noi un accordo di partenariato, che non è detto che sia quello che oggi leggiamo nella proposta, unica proposta ricevuta. L'accordo può comprendere altre cose, l'accordo può essere migliorativo, l'accordo potrà includere in sé le parti migliori delle varie proposte che arriveranno. L'accordo di partenariato ancora non c'è. C'è una proposta. Quindi noi continuiamo a dare giudizi su questa proposta. Attenzione, la proposta è stata vagliata in giunta, è stata ritenuta
conforme al programma e all'idea che abbiamo noi, ma non è che abbiamo detto quella proposta va bene e deve essere così e tutto quello che c'è scritto lì sarà recepito e farà parte dell'accordo di partenariato. Non è così, io continuo a dire che mi auguro, fermamente mi auguro che ci possano arrivare altre proposte, il tempo c'è tutto il modo di valutare e queste proposte potranno essere comparate, soppesate, migliorate, rinegoziate per arrivare alla soluzione migliore. Capite che noi partiamo da una base di un investimento di 1,5 milioni di euro l'anno e ancora mi si contesta l'utilità di una iniziativa di questo genere. Però, per carità, va bene, il bene rimane pubblico, canzigliere, rimane pubblico, la gestione rimane pubblica nella misura in cui tutto quello che succederà nel castello anche all'esito della sottoscrizione di questo accordo di partenariato deve passare dal vaglio della pubblica amministrazione. Cos'è difficile da capire in questa cosa qua? Perché non si studia le carte e vado a vedere esattamente cosa c'è scritto negli atti? Perché non studiate le carte prima di esprimere la vostra opinione? Lo dico per voi.